In Veneto, nel Padovano, è stata smantellata una banda che offriva permessi di soggiorno in cambio di denaro a stranieri arrivati illegalmente in Italia. Ci aggiorna da Venezia, Davide Piriocos. Sì, buongiorno, sono cinque gli indagati tra Padova e Rovigo, gravemente indiziati di aver preso parte ad un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, accusati di gestire gli immigrati che cercavano un posto di lavoro senza avere un permesso di soggiorno, tra loro anche due professionisti. Gli investigatori della squadra mobile di Padova hanno eseguito perquisizioni domiciliari, misure cautelari e interdittive personali disposte dal GIP su richiesta della Procura di Padova. L'operazione è nata grazie alle indagini che hanno portato all'iscrizione di altri 78 soggetti sul registro degli indagati, 77 di questi di origine straniera. I permessi di lavoro erano stati forniti grazie al decreto flussi 2020, dichiarando false assunzioni in diverse aziende nelle province di Venezia, Rovigo e Ferrara, ma l'associazione criminale aveva ramificazioni in tutto il Veneto e anche in Emilia-Romagna, linea Milano.